con Lippica mandato in campo Miccoli dall'inizio, come Appia e Le Grottaglie, i nuovi della Juventus. Davids neanche convocato. Per Daniele Baldini, prima partita da allenatore in Serie A, slalom di Zambrotta, fa fuori due avversari, cerca Trezeguet, trova Miccoli che però non inquadra, la porta dell'Empoli. Poi per l'Empoli una chance con Tavano che lancia Rocchi, che viene fermato per fuorigioco, ma rimane qualche perplessità su questa segnalazione al momento del lancio di Tavano. Poi Di Natale, Rocchi, un'occhiata indietro, ferma la palla Boucher, è una palla gol per l'Empoli. Siamo al quarto d'ora e dopo pochi secondi arriva il gol di Del Piero, che per il quarto anno consecutivo va a segno nella prima di campionato. Alex Del Piero, tra Cribari e Lucchini, indisturbato può angolare, il primo campionato che comincia senza l'avvocato, ma famiglia Agnelli, vedete, ben rappresentata delle Alpi. Poi l'episodio che vi abbiamo proposto in apertura, Di Natale, grandissimo Buffon, lo guarda Di Natale, parata super, dunque tunnel in cui entra la Juventus, errore di Montero, Boucher non approfitta anche per l'intervento di Buffon che sceglie bene il tempo. Lancio di Grella, ottime le sue verticalizzazioni, spesso chance per Di Natale che non approfitta, poi si lamenta per un presunto intervento irregolare di Zambrotta. Ancora l'Empoli, la Juventus sta a guardare. Belleri, conclusione di giro e Buffon che non rischia la presa. Calcio d'angolo, Boucher mette fuori Le Grottaglie, grida di chi era questo. Boucher a vuoto, Rocchi, c'è però Di Natale, stop, tiro, la respinta da parte di Buffon. Nel finale di frazione di gioco Trezeguet, ottima l'intesa con Nedved, deviazioni di Trezeguet, Bucci, ex Torino, all'altezza della situazione. Nella ripresa fuori Miccoli, dentro Camoranesi. Sarà un'altra Juventus più equilibrata, proprio Camoranesi imbecca Trezeguet, bel gesto atletico, traversa, poi Nedved e Bucci. Contestato dall'Empoli questo calcio di punizione deciso da Pellegrino per l'intervento su Del Piero, è il sesto, Del Piero colpisce. Bucci non copre proprio il suo angolo. Del Piero per il terzo anno consecutivo una doppietta alla prima di campionato. Riprova su punizione Del Piero, quasi si immola sul palo Bucci, grande intervento questo. Poi in attacco anche Le Grottaglie sul corner, ma il colpo di testa è di Nedved che non sfrutta l'ottima occasione. Lo sa benissimo il campione della Repubblica Ceca, su il corner, poi Boucher di spalla, Bucci evita l'autogol ma Trezeguet solo, segna il più facile dei suoi gol in carriera. Rivediamo la deviazione sfortunata di spalla di Boucher, Bucci fa quello che può, Trezeguet però è solo. Nedved per Del Piero che fa fuori Belleri e scarica il sinistro, poi Ficini per Tavano, Agostini per Cupi più avanti. Intanto Cribari forse interviene con un braccio, Del Piero chiede inutilmente i rigori, viene poi sostituito da Di Vaio, non appare molto contento al momento del cambio Del Piero, applauditissimo, grande protagonista oggi il capitano della Juventus. Zambrotta, fuori tempo Lucchini, Trezeguet, stop con il petto e palla in rete, anche due anni fa per Trezeguet doppietta alla prima di campionato come per Del Piero. Guardate Bucci che getta la palla sulle tribune, poi se ne fa dare un'altra dai raccattapalle per fare la stessa cosa, l'esultanza di David Trezeguet. Cribari, fuori tempo su Di Vaio che appunto aveva sostituito Del Piero, per Pellegrino è rigore, Di Vaio dal dischetto, serve il pokerissimo, è dunque il 5-0 per la Juventus, il saluto di Di Vaio ai tifosi e Bucci che ripete la scena, ha già scagliato un pallone fuori e se ne fa dare un altro. Bersaglio di brutti cori da parte dei tifosi della Juventus, Bucci per il suo passato di torinista. Intanto Di Natale nel finale segna su bel lancio di Rocchi, tenuto in gioco dalle Grottaglie. Di Natale eguaglia il record di Esposito, 14 reti in Serie A con la maglia dell'Empoli. Fine gara, Baldini ha qualcosa da dire a Pellegrino, l'Empoli incassa il 5-1 per la terza volta in Serie A per la Juventus, da 30 giornate gol in casa davanti al appunto proprio pubblico in campionato. È tutto, linea a Paola Ferrari.